EIPAS Experience. EIPAS Experience, 25 ottobre, intelligenza emotiva e gestione dello stress con Diego Ingrassia, esperto in comunicazione non verbale e microespressioni facciali. EIPAS Experience vuol dire gestione dell'emotività, almeno per quello che è stato raccontato in questa terza tappa di Bari, con tantissimi giovani, oltre i docenti ed i formatori, che avevano il proprio sguardo incollato agli occhi, alla gestualità di Diego Ingrassia, qui al mio fianco. Eppure sarebbe stato tanto meglio inviarvi dei meme o degli emoticons, no Diego? Assolutamente, a parte il fatto che bisognerebbe vedere che tipo di emoticons invierebbero, no? Però visto che mi dici così, a questo punto starò più attento alla gestualità. Non devi sentire imbarazzato, sentiti a casa, feel you at home, come dicono gli inglesi. Da dove nasce questa passione nello studio prima personale di Diego Ingrassia e nell'insegnamento della gestione dell'emotività e anche, lo faccio anch'io involontariamente, nel linguaggio del corpo? Certo, beh, a parte il fatto che meno male che lo fai, perché forse è qualcosa che ci differenzia dall'intelligenza artificiale, no? Cioè, quindi c'è qualcosa che è più umano nel momento in cui gesticoliamo, ci relazioniamo con un viso e ci guardiamo negli occhi, no? Quindi questo è un elemento che si sta un po' perdendo, perché io sono un grande fautore di tutto ciò che è tecnologico, ma quello ci mette nelle condizioni anche di interfacciarci con un monitor e non con una persona, no? Quindi ci manca sostanzialmente alcuni canali della comunicazione importanti. Ma guarda, mi chiedi da dove nasce. Allora, io nasco come economista, ho fatto economia e commercio, ho fatto una specializzazione in marketing, e anche nel prodotto comunque c'è la comunicazione non verbale. Basti pensare come noi presentiamo un prodotto, no? Più noi siamo in grado di presentarlo meglio, più questo prodotto prende valore e si valorizza. Beh, come nella nostra leadership, quando parliamo di leadership, un leader deve saper comunicare. Per comunicare utilizziamo la comunicazione verbale, assolutamente importantissima, ma deve essere in coerenza con la nostra comunicazione non verbale e quindi portare un messaggio che è coerente tra di loro. Hai modellato, visto questa novità odierna della tappa di EIPAS Experience, cioè la presenza di tanti giovani liceali, hai modellato il tuo speech utilizzando anche un riferimento costante, il fil rouge, ad alcune scene di Inside Out, sì. Un film cartoon che ha emozionato, non lo dico a caso, giovani e meno giovani. Ecco, partiamo dalle risorse, anche di natura strumentale, che ti aiutano a far arrivare a destinazione il tuo messaggio. Ma allora, sai, il film nasce proprio da questa esigenza, dal fatto che le nostre scuole attualmente non hanno un percorso strutturato che ci mette nelle condizioni di, come posso dire, imparare elementi che riguardano la competenza emotiva. Non c'è un programma ministeriale che parla di questo. Ci sono invece dei professori illuminati che decidono di introdurre all'interno dei loro percorsi formativi anche elementi che riguardano l'intelligenza emotiva. Allora, il film nasce per divulgare questa scienza e io sono molto contento che sia uscito Inside Out, perché ci mette nelle condizioni di capire che tutti noi innanzitutto prendiamo decisioni per dei fattori di tipo emotivo e poi dopo le razionalizziamo cercandogli di dargli una spiegazione pratica, razionale, ma in realtà tutte le decisioni che prendiamo le prendiamo soggetti ad un'emotività, come l'hai chiamata tu, di cui dobbiamo necessariamente essere consapevoli. A dispetto infatti dell'ossimoro intelligenza emotiva con il quale hai esordito nel tuo speech, mi viene da pensare che da Inside Out oggi un paio di sinapsi mi si sono rivoltate, hanno fatto la macarena quando, vedendo Inside Out, sentendo il tuo speech, ho pensato al libro Cuore con Garrone, o ho pensato ad esempio a Capitano mio Capitano. Cioè, le tue parole sono parole di vita quotidiana, ma che riflesse all'interno di un'aula, di un liceo, così come anche di una media inferiore o di un'università, poi però hanno un'applicazione pratica differenziata, e a differenziarla spesso è anche il pilota, in questo caso il docente.
Sì, certamente noi possiamo fare la differenza da questo punto di vista. Io penso che comunque gli ambiti di applicazione siano i più svariati, sia nell'ambito professionale che nell'ambito personale, perché anche nella relazione che abbiamo con i nostri compagni, con le nostre mogli, con i nostri amici, no? Intercorrono argomenti di questo genere. Perché no, anche l'essere genitori. Assolutamente, assolutamente. Ecco, l'hai chiamata intelligenza emotiva, a me piace chiamarla competenza emotiva e mi piace differenziare questi due termini per questa ragione, perché molto spesso l'intelligenza emotiva sembra quasi essere una componente innata, ce l'hai o non ce l'hai, mentre invece la competenza emotiva ti mette nelle condizioni di comprendere quanto queste competenze tu le possa apprendere attraverso comunque un esercizio costante, attraverso lo studio, e quindi sono competenze che sicuramente puoi sviluppare nel corso della tua vita. Nella gestione dell'emotività c'è anche argomento odierno di APAS Experience, la gestione dello stress, una parola che quasi è diventata un hashtag, soprattutto per i più giovani. Questo maledetto stress, come va affrontato? Allora, innanzitutto secondo me dobbiamo dividere lo stress e comprenderne anche i fattori benefici dello stress, nel senso che tu giustamente l'hai chiamato maledetto tra virgolette, no? Perché quello che vediamo dello stress è la parte negativa dello stress, quello che viene chiamato infatti distress, mentre invece il nostro problema, il nostro punto di riferimento è l'eustress, è qualcosa che invece possa essere visto in maniera positiva. Perché? Perché tutti noi comunque siamo soggetti a stress. E molto spesso quando siamo soggetti a stress siamo un po' fuori dalla nostra zona di comfort, quindi è solo attraverso lo stress e l'essere fuori dalla zona di comfort che noi possiamo apprendere qualcosa di nuovo, è quando ti senti a disagio che apprendi qualcosa di nuovo, e quando però invece ne sei soggetto passivo, quando sei totalmente, come posso dire, sequestrato dallo stress, che allora diventa un problema. Il tema che cos'è? È primo, essere consapevoli delle emozioni che stiamo provando per poter saperle e saperle gestire di conseguenza, perché molto spesso questi due passaggi mancano, cioè siamo poco consapevoli di ciò che noi stiamo provando e non abbiamo gli strumenti per poterle gestire al meglio. Se riuscissimo a trovare delle strategie di coping si chiamano, che ci permettano di appunto accrescere questa competenza, noi potremmo poi dopo fare la differenza anche negli altri, ma prima dobbiamo lavorare su noi stessi. Quanto hai detto tu in una giornata di confronto, perché ho visto che ti è piaciuto molto stimolare anche i tuoi uditori. Perché è sempre importante, secondo me, ascoltare, perché guarda, io ti dico, io questo lavoro lo faccio da 18 anni ormai, e quindi sono quasi maggiorenne, e mi rendo conto di quanto proprio attraverso il confronto anche io apprendo sempre ogni giorno qualcosa di nuovo, no? E quindi il confronto è fondamentale. Quest'onda che va, che viene e che va, direbbe Lorenzo, oggi ho avuto anche il grande piacere di ascoltare sia dal palco di APAS Experience che sulla stessa postazione in cui sei tu anche Massimiliano Sechi. Parlavi di comfort zone. Ecco, quanto tu racconti per la tua esperienza, per quello che vedi in tutte le piazze in cui vai, poi trova una consistenza fisica anche in chi della fisicità non ha fatto una sua zavorra ma un punto di grande ripartenza. Certo, io penso che il fatto di essere consapevoli di prima di tutto il nostro corpo, come si muove all'interno di processi emotivi, sia un punto di partenza importante. Perché? Perché è in quel momento che noi possiamo accrescere la consapevolezza delle emozioni che stiamo provando. Quindi più io riesco a diventare consapevole degli impulsi legati alle emozioni che sto provando, più io riesco a dilatare il tempo che intercorre tra l'impulso e l'azione, la reazione. Se io riesco a dilatare questo tempo, allora riesco non solo a essere più consapevole delle emozioni che sto provando, ma anche a gestirla al meglio. È quando tra l'impulso e l'azione o la reazione il tempo è molto vicino, è molto rapido, è lì che ci sono i problemi. Perché? Perché agisco e reagisco in maniera automatica. Una domanda al professor Ingrassia, economista. In una formazione universitaria italiana che poche settimane fa ha dato il là anche ai corsi di laurea da influencer, ai noi, c'è invece chi come te ha trovato un proprio percorso studiando anche post percorso di laurea e appassionandosi, e appassionando. Allora, penso che sia collegata le due cose, no? Quando sei appassionato per il lavoro che fai, come te, si vede la passione che trasmetti per il tuo lavoro, tu alla fine crei una connessione con i tuoi uditori, con i tuoi spettatori, che è completamente diversa. Per i nostri figli, ne abbiamo più o meno della stessa età, ai nostri figli,
Dobbiamo quindi semplicemente aprire la terrazza delle opportunità e provare magari ad osservarli remotamente senza alcun tipo di, come posso dire, di guinzaglio remoto? Oppure quali sono un po' le trappole e i rischi? Soprattutto perché oggi hai parlato di analfabetismo emotivo e hai parlato di quelli che sono poi gli sviluppi anche in chiave economica o di legiferazione, per esempio, di fenomeni come il cyberbullismo. Assolutamente. Ma allora, innanzitutto mi piace pensare che ai nostri figli non usiamo un guinzaglio, ma utilizziamo quella che viene chiamata una spinta gentile, oggi la chiamano. Quindi che cosa succede? Che noi siamo comunque, abbiamo il dovere di indirizzare in qualche modo i nostri figli, ovviamente però favorendo il loro talento, favorendo le loro capacità, anche, perché no, i loro desideri, le loro motivazioni, no? Cioè, a volte facendoli sbagliare. Certamente, certamente, perché è solo attraverso l'errore che una persona può apprendere qualcosa di nuovo. Ecco, il tema però è proprio la spinta gentile. Cioè, io vedo che molto spesso è facendo vedere ai nostri figli le opportunità che hanno e le scelte che possono avere che gli permette di appunto prendere le scelte migliori, attraverso il buon esempio anche. Guarda, mi riferisco ad un episodio che mi è capitato qualche giorno fa, in cui c'era questa mamma, ero al parchetto con i miei bambini e questa mamma praticamente era al cellulare e si lamentava perché i suoi figli erano sempre al cellulare. Ora, il tema è che se io ho bisogno di far dare un esempio ai miei figli, io per esempio ho dei figli che leggono tanti libri, e in casa mia moglie è una persona che legge tanto, che usa poco il cellulare, io pure sono sicuramente una persona attenta allo studio, e quindi chiaramente questo ha trasferito ai miei figli anche un'alternativa al videogioco. Non dico che il videogioco debba essere assolutamente escluso, ma ci debba essere un'alternativa. C'è un'età critica per tutto, allora ti chiedo, il futuro in ambiti formativi di questo paese è legato al risultato in termini anche macroeconomici, perché sai meglio di me che tantissimi ragazzi, anche prima di affrontare l'esperienza universitaria, sono già con la testa abroad, all'estero. Però qual è poi il ragionamento? Che in termini pratici il PIL di questo paese continuerà a diminuire. Allora, da portatori sani del tricolore, quale sei tu, quale sono io, qual è il piccolo contributo che possiamo dare a questi formatori e a questi ragazzi? Allora, guarda, è molto interessante questo esempio che tu mi stai portando, perché io sono tornato dall'estero, nel senso che io ho vissuto negli Stati Uniti un po' di anni e ho deciso che il paese della speranza non è l'America, io abitavo negli Stati Uniti, ma è l'Italia, nel senso che mi piace molto vivere nel mio paese, penso che ci siano un sacco di opportunità per chi le vuole cogliere. La formazione, Nelson Mandela diceva che la formazione è lo strumento più potente per governare il mondo, e io penso che il fatto di imparare cose nuove sia sicuramente un elemento, poi bisogna metterle in pratica le cose che impariamo. L'estero mi ha permesso di poterle mettere in pratica più rapidamente rispetto all'Italia, perché noi abbiamo un approccio più teorico, mentre in America non un approccio più invece pratico e applicativo, ma il vero tema è che dipende molto da che cos'è che ti appassiona e le opportunità che tu ti scegli, perché se noi aspettiamo che la crisi cambi, che ritorni in bei momenti, noi siamo sempre lì ad aspettare. Il tema è che cosa facciamo in un momento di crisi, che forse non è più crisi, perché è dal 2008 che sento parlare di crisi, sono passati 11 anni, forse non si chiama più crisi, ma è un nuovo modo di stare sul mercato. E quindi da economista dico, facciamo qualcosa per cambiare le nostre modalità in un nuovo contesto, sostanzialmente. Passione, studio, coraggio, se volete, sono sinonimi di esperienza e sinonimi di APAS Experience, che tornerà ad aprire i battenti, lo vedete qui, il 22 novembre prossimo, sempre qui a Bari, con il problem solving strategico. Intanto dico grazie di cuore, grazie a voi, a Diego Ingrassia, per aver raccontato la sua esperienza e per aver insegnato a noi per primi, ai formatori e agli studenti, cosa vuol dire anche gestione dell'emotività. Alla prossima. Grazie.